Ciao a tutti amici e amiche del Genoa Anatipico. Non mi sottraggo neanche oggi al post partita, un post partita arrabbiato, un post partita nervoso. Cercherò di stare più calmo possibile, di rimanere nei tre minuti. Vi invito a iscrivervi a tutti i canali perché arriverà anche un video, credo anche qui su TikTok, sul blessing in o blessing out, ma di questo parleremo in un altro momento. Concentriamoci sulla gara. Una gara che non mi fa arrabbiare per il risultato in sé, anche se a molti questo potrebbe sembrare strano. Mi fa arrabbiare per come questo risultato è arrivato. Mi fa arrabbiare perché non puoi subire una sconfitta regalando mezzo tempo per ogni frazione all'avversario. Mi fa arrabbiare perché non puoi subire un gol che non subivi in quel modo, almeno, e guarda caso sempre per colpa dello stesso giocatore, almeno dalla gara col Palermo. Al di là che poi con la gara col Palermo c'è anche un'altra similitudine, che è il gol annullato all'ultimo, ma questo è un discorso diverso. Non puoi, e non perché sei contro l'ultima, perché non è quello il problema. L'ultima ha dimostrato anche contro la seconda, che è la Regina, che era meno 3, che era più 3 da noi, scusate, non meno 3, dico sempre meno 3, ma in realtà è più 3, di essere una squadra che non merita quell'ultimo posto. Quindi non è quello che mi stupisce. Mi stupisce che sei tu che vai a farti cali di concentrazione e cali di risultato quando invece dovresti sfruttare le prestazioni e quando dovresti sfruttare le partite, visto che le altre ti hanno fatto dei favori, tra virgolette, perché la Regina oggi era agganciabile. Da fastidio questo, da squadra che comunque, anche se non sei una corazzata, perché ripeto, le corazzate per me non esistono, l'ho sempre detto, che comunque punta alla promozione, tu questo tipo di prestazioni io non l'accetto. Per primo, non da blessing, che è un discorso a parte che si potrebbe fare e si farà, ma dai giocatori, dalla concentrazione difensiva e offensiva dei giocatori, perché è quella che è mancata. Lasciate stare che è stato fatto il gol con fallo sul portiere e l'avevamo pareggiata, come era successo a Palermo col fuorigioco di Bani, e l'avevamo pareggiata anche lì, però ovviamente gol annullati giustamente, tutto quello che si vuole, e va bene così, ormai è andato. Ma è tutto il resto della partita che non va. È quando hai mille occasioni in metà del tempo e non riesci a fare un tiro che sia uno ben fatto, forse uno, che Gori ha fatto un miracolo assurdo, ma uno, ne ho contato uno nel secondo tempo, forse neanche nel primo, forse uno, forse anche nel primo, ma forse non che loro abbiano fatto 150 tiri, però loro sono loro e hanno una certa classifica, noi ne abbiamo un'altra e abbiamo una qualità davanti, sia dietro che davanti, diversa. Quindi qui vi invito veramente a riflettere con me nel prossimo video, quello poi che uscirà su Blessing, perché ce n'è strada da dire.